Sicilia movimentata per questo match, se ne è parlato moltissimo, adesso la parola ovviamente spetta al campo, mentre l'atmosfera cresce a dismisura. Gara che si disputa in uno stadio strapieno, il pubblico non ha voluto mancare questo appuntamento e speriamo che la gara si riveli all'altezza. Amici sportivi, Piero Gipardo e Lelia Dani vi salutano, vi danno il benvenuto. Il consiglio è sempre lo stesso, non cambiate canale. Torna alla Serie B, campionato protagonista quest'oggi. In campo Salernitana e Sampdoria. Conclusione che sfiora il palo. Te lo devo dire, Pier, io da qui l'avevo vista dentro, ma non ha girato abbastanza. C'è pressione, attenzione. Bron. Verde. Maggiore. Ghiglione. Decidono di pressare il portatore di palla. Buono il pallone tra le linee. Attenzione, la palla è lì e c'è il gol e stavolta il portiere non può nulla sulla ribattuta in rete. Questo è il replay del gol. Sulla prima conclusione il portiere era riuscito a metterci una pezza, ma si è dovuto arrendere, perché il secondo tentativo è imparabile. Ghiglione.
Bron. Ghiglione. Simi. Attacca la Serenità. Grande scelta di tempo qui, recupera il pallone. È stato ritrovato un cellulare vicino al Venuti. Bellemo. All'interno dello stadio. Coda. L'arbitro concede la punizione nella posizione favorevole. Non mi sorprenderei se ci fosse il cartellino. L'arbitro mostra il cartellino giallo. Direi che non poteva fare altrimenti qui, Pier. Hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato. Punizione ad uscire. È questa che merita giustamente di essere rivista per apprezzare l'effetto impresso alla palla. Beh, la traiettoria che ne è uscita è meravigliosa. Scavalcato la barriera e non ha lasciato scampo il portiere. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Ha un'autostrada a disposizione. E c'è il gol, allungano ancora, adesso sono a più 3. Poteva dribblare il portiere o scavalcarlo col tocco sotto. Ha scelto per la soluzione di potenza, ci sta. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Occhio al pallone interessante. Può scambiare con il compagno. Perde palla la Serenità. Tutino. Verde. Ghiglione. Possesso palla interrotto. Pressione qui sul portatore di palla. Berezinski. Tutino. Capisce tutto e recupera il pallone. Punizione da una mattonella molto interessante. Superlativa, tripletta per lui, non ci sono più aggettivi. Stiamo rivedendo il gol. Questa è una punizione calciata con l'interno piede, ne è venuta fuori una traiettoria a uscire che non ha lasciato scampo al portiere. Grazie.
un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Bron. Ghiglione. Non manca molto al termine dei primi 45, primo tempo da dimenticare per la squadra di casa. L'approccio è sbagliato, Pier, è evidente. Non ho visto la giusta concentrazione né la cattiveria agonistica necessaria a questi livelli. E la formazione avversaria ne ha approfittato. La partita è lunga, ma va cambiato radicalmente registro, se no può diventare un calvario. Buono, e ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Pallone che finisce sul fondo, calcio d'angolo per il Doria. La mette in mezzo e c'è il gol, la giornata da incubo per il portiere avversario. Match a senso unico, 5-0, una lezione. Maggiore. Bron. Verde. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Ghiglione. Arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo.